I can I believe it, December would be 3 years since I was home. I miss all my family and friends, yes, I do. Having superb food around my hometown. In the most picturesque Venetian Mediterranean peninsula's town ever. I miss you all. You know, I think the entire summer together will not be enough to catch up with all the craziness that I'm constantly going through here in La La Land. No, questo coronavirus non è niente, è un confronto, ma resto. È una passeggiata. Sempre mi auguro con tutto il cuore di tornare veramente bene, di fare un reset totale, circondato solamente da persone che mi vogliono veramente bene e che hanno dimostrato sempre per una vita intera rapporti umani che purtroppo da questa parte del globo il 98% delle persone non vengono mai al mondo, non sapranno mai neanche di cosa sono. Se il lavoro li uccide lentamente e questo è tutto, e questo è quanto, no? E quindi il problema qual è? Che queste persone poi non sanno niente, non sanno cosa fare e non sanno più come comportarsi. E così infatti rimangono uguali, incantati. Ma sai cos'è il problema? Il problema più grande è che questa gente non sa poi mai come fare nella vita, no? Non sanno mai come orientarsi, come andare avanti. Perché qui, come ti dicevano, 80% delle persone vengono al mondo il lavoro li uccide lentamente, finiscono tutti in isolamento estremo e profondamente solitario, anche quelle ricche, senza mai aver nemmeno provato la sensazione di cosa significa nella vita avere legami che rimangono intatti, uguali, quasi incantati, come la nostra pietra istriana, no? Questi legami che rimangono così intatti e che non si sgretolano mai. Anche lì, quella pietra lì che rimane lì fissa, non si muove nemmeno di un millimetro, neanche dopo 500 anni. Sì. Non avendo la possibilità di andare a casa da settembre 2019, e prima di quella data ero andato a casa solo personalmente qualche settimana, nel 2014, la cosa magnifica è che ritrovi tutti con lo stesso affetto, amore, e non c'è la felicità di 30 anni fa. Come se il tempo non fosse mai trascorso, come se non ci siamo mai allontanati per 10 o 5 o 15 anni consecutivamente. Più divento maturo e più mi arrivano certezze dal mondo esterno, senza che io le vada a cercare, che in questo mondo, quando le persone ti vogliono bene veramente, per quello che è, per quello che sei, e che non sono mai cambiate. Cioè, i loro affetti, emozioni, sono le stesse di quando arrivavamo all'asilo nido. Cioè, ti rendi conto che tutto questo caos continuo in giro per il mondo, il voler apparire, primeggiare sui social, farsi grandi per non avere fatto niente nella vita, oppure ancora peggio, quello che mi è capitato a me, ultimamente, avendo avuto un momento di abbassamento delle guardie. Un abuso nascosto psicologico, deliberatamente messo in atto, non solo di una persona estremamente falsa, ma poi quando scopri la nuda e propria verità e ti fermi un attimo a riflettere a tutti i 18 anni trascorsi fino ad oggi qui a Hollywood, hashtag Hollywood, ti chiedi ma perché da una parte del mondo gli umani sono extra gentili, cordiali, altruisti, passionevoli, veri, reali, vanno verso il prossimo. Mi ripeti bene se tale persone la incontrano per 2 secondi tutta la loro vita, oppure se la dovranno cibarsela finché che campano. I comportamenti non cambiano. Cioè, l'essenza dell'io, no? Del senso di io sono una persona, della propria personalità, è in che modo si vuole stare al mondo. Con il nostro contributo individuale, che ognuno di noi vuole o ambisce a lasciare, ad essere ricordato. No? Poi però,
rendi conto che tutto ciò è possibile senza alcun tipo di psicofarmaci, senza dover mai scontrarsi con nessun tipo di malattie mentali, o pensare che un giorno tutta questa bellissima fiaba, che è possibile viverla, è la vita vera. E che si può vivere una vita incantevole per tutta la sua durata. Nel mondo le malattie mentali, oppure essere gratuitamente sottoposta ad abusi di personalità psicopatiche o sociopatiche, non è di dovere a nessuno. E se abbiamo subito tali abusi mentali, che ci hanno segnato moltissimo dal punto di vista mentale e psicologico, no? E facciamo ancora fatica a metterci l'anima in pace. Non significa che siamo andati a cercarceli. Esiste anche la possibilità che alcune persone sono più o meno motivate, o più o meno curiose, ambiziose di conoscere questo globo in più profondità, no? Queste persone poi sono più motivate di conoscere questo globo in profondità, no? Ma perché non ci piace stare nella mia città? Non è che perché vogliamo diventare cittadini di tutto il mondo, non è che per forza dobbiamo stare nella propria città per sempre, no? Per questo non abbiamo mai potuto immaginare che nella vita, per la parte dell'universo, ci potessero essere persone talmente vuote, malvagie, arroganti, che campano entrando nella vita delle persone che lavorano duramente, giorno per giorno, costruendosi con pazienza, tenacia, consistenza e caparbietà ogni tassello della loro carriera. Ai loro successi, o specialmente alla loro vita, solo per vedersela totalmente sul pane di mano, distrutta in un attimo domanica. All'inizio ti ingannano facendoti innamorare per bene, perché l'hanno deciso di morire distruggendo gratuitamente la vita degli altri, perché la loro vita è già disastrosa da tantissimo tempo, o disastrata. Allora non riescono a metterci in pace l'anima. Che tant'è la cruda, dura verità nelle loro teste prefabbricate di narcisismo alla massima potenza, esaltando all'infinito, non riescono a capire che esistono milioni di soluzioni diverse che includono nelle teste di comuni mortali, cioè positività, l'inclusione, la collaborazione, la cooperazione, la creatività, il vero amore, la generosità e l'altruismo. Purtroppo quel tipo di persone non riescono a comprenderlo nemmeno dopo un intervento di chirurgia cerebrale. Parliamo chirurgia cerebrale, ok? E in questo mondo nessun tipo di intervento, farmaco, terapia possa cambiare le persone che conoscono e sono capaci di agire esclusivamente con il male, la cattiveria, l'abuso, la guerra, la negatività, la distruzione totale delle vite di tutta quella bella gente che invece non ne conosceva nemmeno l'esistenza. In una metropoli di 12 milioni di abitanti, che tali demoni possano intrufolarsi e iniziare questo percorso estremamente distruttivo della tua vita, allo stesso tempo che loro si stanno facendo credere falsamente che si sono trovate per qualche tipo di concentrazione astrale, due anime gemelle sperdute nel mondo e l'amore tutto come un carro armato di fuochi d'artificio che non finisce mai. Solo dopo mesi o anni, quando neanche la maschera veneziana fatta con la più pregiata cartapesta di qualità superiore riesce a tenere nascosto il teatrino che man mano si sta sgretolando minuto per minuto, rivelando la vera immondizia sulla quale temporaneamente era apparito, ma in verità non è mai esistito,
era solo una proiezione fittizia, premeditata e calcolata per farti offuscare la mente da quello che veramente stava accadendo nella tua vita, perché tu pensavi di aver finalmente capito la differenza tra amore e passione per la prima volta. Solo per ritrovarsi con niente. Il rifiuto d'accettazione che il periodo appena trascorso era solo una finzione, alla quale ci siamo caduti per disperazione o necessità di voler credere nella fantascienza. Il fatto sta che ti ritrovi da solo, senza poterti riconoscere più, come se la persona che sta respirando in questo momento sia completamente radicata dal tuo corpo. Non riesci ancora bene a comprendere se tutto ciò è capitato veramente. O è solo un bruttissimo incubo che non finisce mai, provato dalla crescita dei casi di coronavirus. Poi, dopo un po', quando qualche delucidazione ti viene donata da qualche cellula cerebrale che ti assiste dalla nascita, e quelle che non ti lasciano mai veramente da solo fino al giorno che non finirai mai in barra. Oppure possiamo anche chiamarli angeli salvatori, no? Angeli salvatori, cioè uno per spalla, è il minimo se si vuole sopravvivere alla società tra i prossimi 10 anni, 2022 e 2032, no? Realizzi che sei tanto, ma tanto fortunato e specialmente grato a Madre Natura, ai tuoi, al Signore, alla cicogna, a chiunque tu voglia essere grato, che anche qualche, durante i momenti più bui, dove quasi tutta la tua vita professionale per la quale hai lavorato come un mulo 37 anni, ogni giorno, ogni minuto, ed in più anche quella personale di vita, hai permesso che vengano entrambe distrutte nell'arco di poco tempo. Ma è proprio questo angelo salvatore che ti ha messo una mano sulla spalla e ti ha salvato all'ultimissimo millimetro di quella pietra rocciosa che si stava sgretolando intensamente da tempo sotto le suole delle tue scarpe, ma non abbastanza di farti precipitare nel burrone definitivamente. A questo punto devi solo ringraziare la vita e tutti quelli che ha deciso di far diventare parte del tuo cammino, no? Ma non perché io voglia isolare, non perché io mi voglia isolare dal mondo. Ma solo perché tristemente ci sono molte più persone malefiche, atroci, orribili, che godono purtroppo. E questo mi fa proprio male il cuore dirlo. Nell'andare da persona a persona, persone che hanno un cuore d'argento, un cuore d'oro, e che sono completamente ignoranti che tutto questo male possa mai esistere su questo pianeta. E che le più che. E se no, che fossero solo episodi fittizi montati e ripresi in maniera cinematografica, ma non possono veramente esistere, veramente, no? Le mie preghiere più sincere, il mio più grande supporto morale, psicologico, è la volontà che tutte le persone che rimangono per svariati motivi in questo tipo di abusi traumatici possano trovare in loro stessi la serenità, la felicità, ma soprattutto la sanità che ci vuole in questo momento, no? È perché ci vuole tanta gioia, tanta bellezza e tanta per trasformare ogni giorno della propria vita, tanta pace, tanta gioia, no? Io sono venuto dopo 4-5 mesi, però ancora a livello psicologico, mentale, non mi sembra di essere guarito interamente. Ho incontrato persone che rimangono aggrappate dentro questo tipo di veleni tossici senza mai accorgersene, senza mai poter evadere, senza mai trovare il coraggio di rifarsi una vita, una carriera, perché la durata degli abusi è talmente lunga che solo il pensiero che in questo mondo la possibilità di una nuova vita lontana da tutto ciò è fattibile, e non con questi abusi hanno definito solo un passato remoto che presto sarà straremoto, ultraremoto, non devono per forza delineare la nostra vita nel presente e nel futuro. Non è mai tardi per rifarsi una vita che il nostro spirito libero necessita da sempre, ma che però, per vari compromessi sbagliati, la società in cui viviamo ci fa apparire che sia più facile soccombere a cose, eventi, persone, luoghi che non li sentiamo proprio, che sono nostri fino in fondo. Oppure detti anche come mi piace definire organics, no? Organics, che non sia più facile. Ma sai, niente è facile nella vita, ma dobbiamo navigarla tutti.
quello che a noi ci sembra essere più sano o che ci comporta, che nonostante tutto l'amore e l'empatia con la quale siamo nati in questo mondo, con questo enorme compito di doverli diffondere in quantità esagerate, non dobbiamo mai scordarci che il momento che noi smettiamo permanentemente di mettere noi stessi al primo posto della nostra vita, quello è anche il momento il quale segna che non c'è più vita, non c'è più esistenza. La vita finisce in quel momento.